Ciao a tutti, oggi prepareremo il pane veloce rustico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di semola, farina integrale, farina di tipo 2, olio di semi, acqua, lievito di birra, sale e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. Lo zucchero e il lievito di birra. E lo facciamo sciogliere per un minuto a 37 gradi, velocità 3. Adesso aggiungiamo la farina di semola la farina di tipo 2 la farina integrale l'olio e il sale. E facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto. Adesso prendiamo una teglia che abbiamo unto, tiriamo fuori l'impasto dal boccale e andiamo a creare un panetto. Date la forma che più preferite. Posizioniamolo. Adesso prendiamo un coltello, facciamo delle incisioni prendiamo la farina di semola, spolverizziamo sull'impasto dopo aver spolverizzato l'impasto copriamo con un coperchio o con un'altra teglia e senza farlo lievitare inforniamolo a forno non preriscaldato e lo facciamo cuocere a una temperatura di 240 gradi per 40 minuti. Trascorsi 40 minuti togliamo il coperchio e facciamo proseguire la cottura per altri 10 minuti a una temperatura di 200 gradi. Andiamo a infornare. Il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di consumarlo. Pane veloce rustico. Grazie e alla prossima ricetta.